D'Annunzio, un uomo di eccessi, amava i vizi, amava le donne. Non c'era una ricerca veramente eccessiva del piacere. La storia con la Duse lo rappresenta perfettamente. D'Annunzio per opportunismo sceglie la Duse. La Duse è chiaramente un'immagine completamente differente. La Duse è famosa, ha tante finanze perché è ricca, è la più grande attrice del mondo nel momento in cui si si frequentano con Gabriele D'Annunzio. A D'Annunzio manca il teatro, manca la visibilità teatrale. Chi meglio che non Eleonora Duse, questa attrice riconosciuta e conclamata in tutto il mondo. Quindi nasce questa storia, che è una storia direi molto a senso unico. Lei lo ama profondamente. Sono con Franca Minnucci, docente, scrittrice, collega attrice. Tu hai studiato per tanti anni. Quanti anni? 10 anni. 10 anni il rapporto tra la Duse e D'Annunzio. Sì. Che rapporto è? Ah, un rapporto di grande intensità, di grande passionalità, un rapporto d'amore. E come tutti i rapporti d'amore, come tutte le storie d'amore, fatto di tante cose, no? Di gelosie, di rancori, di momenti esaltanti, insomma, è stata una grande storia d'amore. Quando D'Annunzio conosce Eleonora a Venezia, lei era una donna famosissima già, e D'Annunzio lo era molto meno, lei era già stata in America, aveva già, come dire, calcato i più grandi teatri del mondo. Quindi insomma è lui che vede questa donna, se ne innamora, perché lei era la più grande attrice di tutti i tempi, ma lo era già allora. E era applaudita per i suoi silenzi e per le sue pause come attore, no? E attrice in questo caso, in tutto il mondo. Tutto il mondo la venerava. E lei parlava soltanto italiano. Per cui ci sono delle recensioni dell'epoca che è divertentissimo andare a rileggere. Mi dice, ma io non capisco l'italiano, questo in Francia. Però osservare questa donna che sul palcoscenico si muove, che lavora per sottrazione, magnetica come Valentino da questo punto di vista, assolutamente magnetica come Rodolfo Valentino, e il pubblico era ai suoi piedi. Prova un'attrazione fortissima per questa donna, che era una donna interessante, non era bella, sai? Come lei dice, io sono bella quando voglio. E allora questa donna così affascinante, così anche inquieta, così interessante, no? Desta un grande interesse in D'Annunzio, che quindi ne viene subito attratto, subito, immediatamente. È un rapporto particolare da questo punto di vista, rimangono legati, ci sono queste come il mare io ti parlo, questo è l'inizio di una lettera bellissima che Eleonora scrive, Eleonora che il nome si chiamavano lui Gabri e lei Ghisola, e scrive queste lettere appassionate. E tu hai tenuto proprio in mano, fisicamente, sì, le loro lettere. Sì, dici bene, ho tenuto in mano queste lettere. Ma che emozione può essere stata? Una grande emozione. Pensa che alcune lettere conservano addirittura dentro ancora i fiori che lei gli mandava, le famose violette. Era una grande appassionata di violette, tant'è che le lettere sono scritte con queste pennellate viola, tra l'altro. Quindi una grande emozione, anche perché queste lettere sono assolutamente da vedere, prima ancora che da leggere, sono da guardare, perché hanno proprio un'architettura nella pagina e il foglio viene utilizzato come fosse un palcoscenico. Sia quelle di lei che quelle di lui? No, ci sono soltanto, gran parte sono lettere di lei a lui, che lui ha gelosamente conservato. Le lettere di lui a lei sono andate bruciate. Ma adesso tu ci puoi fare un regalo, perché noi vogliamo immaginarci, non c'è nessun documento. No, sai perché? Che ci faccia ascoltare la voce della Duse. Sì, è vero, lei aveva fatto una registrazione, ma purtroppo è andata perduta, come sai benissimo. Posso dirti una cosa? Sì. Le lettere hanno la sua voce. E allora adesso noi, dalla voce di Franca, chiudiamo gli occhi e immaginiamo la Duse. Come vuoi che io ti ami, vuoi che ti ami senza soffrire, senza crudeltà, senza dolore, senza pianto. Che amore bello vorrei donarti amandoti, ma ahimè, c'è un che di crudele in ogni amore, anche nel mio, ma io ti amo. Il ti amo mi ha fatto venire la pelle d'oca. Eleonora muore a Pittsburgh. Nel 1924, sola in una camera d'albergo. Giustissimo, sola in una camera d'albergo. Allora che succede? Succede che bisogna farla tornare in Italia. Che fa D'Annunzio? Scrive a Mussolini. E Mussolini in quel caso interviene nel 24, era all'inizio del fascismo, 2 anni dopo la marcia su Roma, e Eleonora Duse torna, sì, ma a spese del governo, non a spese di Gabri, la sua Ghisola. La sua amata con il nome di Ghisola.
Era il 21 aprile del 1924, era il giorno dopo Pasqua, lunedì dell'Angelo. Con lei fuori dalla porta c'è soltanto la sua tutrice, la sua così dama di compagnia. Ha la febbre alta perché aveva preso, era stata sempre molto sofferente di petto, no? Come si diceva allora con un eufemismo, se vuoi, insomma, aveva una tubercolosi sempre in atto. Eleonora è sola in quella camera ed è lì che morirà. L'America si ferma davanti alla morte di Eleonora Duse, letteralmente. La sua salma verrà esposta per 3 giorni e 3 notti a San Vincent Ferrer per dare modo a migliaia di persone di andare a dare l'ultimo saluto a questa piccola e fragile donna italiana che aveva portato così in alto il nostro nome, il nome della nostra nazione, amata. E i suoi funerali sono stati, come dire, un momento straordinario internazionale. E questa nave che ritorna accompagnata dal suono delle sirene, delle navi che si fermavano per aspettare il passaggio della grande nomade che tornava a casa. Di questa donna unica e anche della sua storia con il più grande intellettuale italiano del tempo non abbiamo testimonianze filmate. L'unica eccezione davvero straordinaria è il filmato che vi sto mostrando. Ce l'ha concesso ancora la Fondazione Cini. Era il 1916 quando Eleonora Duse decise di recitare in un film e quella fu la sua unica apparizione cinematografica. Interpreta una donna che partorisce un figlio illegittimo e lo abbandona al suo destino. Il film muto si intitola Cenere di Febo Mari ed è tratto dal romanzo di Grazia Deledda. Godiamoci queste rarissime immagini.